Restano gravi ma stazionarie le condizioni di una donna di 62 anni investita ieri in via Matteotti in pieno centro cittadino. Uscita di casa per sbrigare delle commissioni intorno alle ore 13.45, stava per fare rientro nella sua abitazione. Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che la signora stesse per attraversare la strada. Un'auto che stava sopraggiungendo si è fermata per farla passare, ma subito dietro è sbucata una Fiat Panda condotta da un ventenne di Sala Consilina, che invece di fermarsi ha superato l'auto davanti a sé, incurante del fatto che una persona stava attraversando e l'ha investita. L'impatto è stato violentissimo, la donna è finita a terra ed ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e dopo pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza dell'Humanitas inviata dalla centrale operativa del 118. Le condizioni della donna, che ha avuto subito difficoltà respiratorie ed era priva di sensi, sono apparse gravi ai soccorritori che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I medici del nosocomio pollese, resisi conto del quadro clinico particolarmente grave, dopo aver stabilizzato i parametri vitali, hanno disposto il trasferimento della donna nel reparto di rianimazione. Nel pomeriggio poi la 62enne è stata trasferita in ambulanza nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria di Loreto Mare a Napoli, dove tuttora si trova in stato di coma. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, ascoltando in queste ore le persone che hanno assistito al violento impatto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime a carico del giovane che si trovava alla guida dell'auto che ha investito la donna. Il ventenne si è fermato ed ha prestato soccorso, ma era in evidente stato di shock per quanto è successo sotto i suoi occhi.